Che cos'è la impossibilità di comunicare? Onorevole Benifei, prego. Presidente, i cittadini non udenti, sordociechi e ipoudenti devono avere accesso alle stesse informazioni e comunicazioni di qualsiasi altro cittadino, sotto forma di interpretazione della lingua dei segni, sottotitolazione, conversione del parlato in testo e/o forme alternative di comunicazione, compresi gli interpreti. Questo è un diritto inalienabile di oltre 1 milione di utilizzatori europei delle lingue dei segni non udenti e di altri 51 milioni di cittadini ipoudenti. Parliamo della possibilità di condurre una vita autonoma, ricevere un'istruzione inclusiva e di qualità, aumentare l'occupabilità, vedersi garantito il diritto alla salute e l'accesso equo alla giustizia. Parliamo della possibilità di partecipare attivamente ai processi politici democratici, creare e scambiare cultura. Il motto dell'UE è uniti nella diversità e per questo ci siamo sempre impegnati a promuovere la ricchezza e il pluralismo linguistico. È ora di fare un passo in più. Quest'oggi chiediamo all'UE e agli Stati membri di riconoscere le lingue dei segni nazionali e regionali, riconoscere la figura professionale dell'interprete delle lingue dei segni e conferire a questa professione una formazione e un inquadramento di qualità. Grazie. Grazie. Nun ist für die EKR-Fraktion Frau Helga Stevens am Wort. Für 2 Minuten. Per 2 minuti e 30, onorevole signora Presidente, onorevoli colleghi,